ti sento? Bene. Come ti senti? Ti senti bene? Un po' a disagio. La mente, il corpo e lo spirito sono uno. Quando il corpo esprime i desideri della mente e dello spirito, allora il corpo è in armonia con la natura. L'atto è puro. Grande bugia. E non c'è ragione di vergognarsi. E cos'è l'amore? Sì. L'amore è armonia, anche in discordia. What is love? What do you mean by that word? You can only find out the depth of that word, the depth of that feeling, the clarity, the intensity of it. Only when you discover what it's not. It is not jealousy, self-centered activity. Cambiamo discorso? No, scusa un attimo. L'altro giorno ero in treno, stavo guardando fuori dal finestrino. E dove cazzo stavi andando? Ma che ti frega, ascolta. Stavo guardando ma fuori. Ma quando è che hai preso un treno? Ma l'ho preso, ascolta. Ma perché devi raccontare le cazzate? Ma non sono cazzata, ascolta. Guardavo fuori da sto cazzo di finestrino. E a un certo punto appare nella pianura un camion gigante e un vecchietto di 130 anni che se lo dipingeva tutto di rosso. Cioè, la cosa più bella del mondo. Solo che ho pensato che io quella scena lì la stavo guardando attraverso un vetro. Di conseguenza ho messo a fuoco sul finestrino e ho visto che qua in basso, a un centimetro della mia faccia, c'era una scrittina piccola piccola che se continuavo a guardare fuori non avrei mai letto. Che scrittina? L'amore è una scureggia nel cuore. Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme. Quello che ha preso la signorina. Em 1984, no primeiro encontro dos trabalhadores rurais sem terra, realizado em Cascavel, Paraná, é fundado oficialmente o movimento do Sem Terra. Se cambiamo noi, il mondo cambia. Che cosa fanno riuniti in una stanza il cofondatore di Facebook, il ministro degli affari esteri cinese, il governatore della Banca Centrale Europea, un deputato americano e il caporedattore del settimanale inglese The Economist? La gente dovrebbe sapere che dalla canapa, detta marijuana, si ricava un farmaco molto importante che ha degli effetti curativi e positivi sull'irrigidimento muscolare per diversi tipi di patologie come la sclerosi multipla, che aiuta nelle sindromi da deperimento date da malattie come l'HIV oppure pazienti sottoposti a chemioterapia, che cura l'epilessia, che può curare il glaucoma e potenzialmente tanti altri tipi di patologie.